Family, benvenuti a un nuovo video del Pit. Ci vorrebbe anche un po' di eco. Pit, pit, pit. Vabbè, senti, bando alle ciance. Qua c'è roba grossa, ragazzi. È arrivato tutto da lei. Ma oddio, non proprio da me, però allora. Dal sangue del tuo sangue, Sì, mettiamola così. esatto. Adesso vi spiego un attimino la situazione. Allora, qui davanti a me, Paul, c'è un qualcosa appoggiato al tavolo che non voglio ancora farvi vedere. Prima di mostrarvi di che cosa si tratta, vi devo raccontare un paio di cose. Premetto, non so ancora nemmeno io di che cosa si tratta. Ma speriamo che dia i suoi frutti. Allora, tutto è iniziato più o meno già quasi 2 settimane fa ormai. Praticamente, purtroppo è venuta a mancare una mia parente. A dire il vero, era una parente che non è che frequentassi più di tanto, anzi, a dire il vero, non la frequentavo mai. E si tratta di una. Non so il grado effettivo quale sia, ma in sostanza è la figlia di una delle sorelle di mia nonna, quindi come se fosse mia mamma, no? Sì. Cioè mia nonna aveva delle sorelle e Prozia. Ah, la prozia è la sorella di mia nonna. giusto, no? Però Qui cugina di secondo grado. cugina di secondo grado? Comunque, raga, avete capito, insomma, era la figlia di una delle sorelle di mia nonna. Il Ecco. suo nome era Laura e questa persona, già di un'età un po' più grande di mia mamma, è venuta purtroppo a mancare. Lei non aveva alcun erede, non aveva figli, non si è mai sposata e non essendoci più nessun altro nella nostra famiglia, se non mia mamma, appunto, e io, la sua eredità è andata a mia mamma. E la sua eredità consiste in la mia mamma, mica te, ho detto, No, beh, ma raga, io non sto cioè. festeggiando per il vile denaro, ma ascoltate, ascoltate. In sostanza, mia mamma ha ereditato un appartamento. È un appartamento piccolino, è un appartamento però di cui mia mamma non se ne fa nulla, anche perché è troppo piccolo. Ma, prima che lo venda, mi ha chiamata e mi ha detto, lei è già andata diverse volte in questo appartamento e dopo l'ultima volta che è andata mi ha chiamato e mi ha detto, ascolta, c'è ancora tanto lavoro da fare, c'è ancora tanto da pulire, ma io ci tengo al fatto che tu vada a dare un'occhiata. Tieni le chiavi, fidati e vai a farti un giro. Quindi in sostanza che cosa ho deciso di fare? Ho deciso di andarci, mi sono fatta portare da Paul, mi sono fatta lasciare all'interno dell'appartamento e sono andata a dare un'occhiata. Appena sono arrivata, ho capito che si trattava in realtà di una mansarda. Non era tanto grande, ma sembrava comunque comoda per una persona da sola. La prima cosa che mi ha subito colpito è stato l'odore forte di naftalina. Nonostante sapessi che lì dentro non ci aveva più vissuto nessuno già da qualche tempo, era comunque se qualcuno se ne fosse andato poco prima che io entrassi. Vi erano ancora oggetti abbandonati sui mobili, come se fossero appena stati usati, come ad esempio un album fotografico che subito ha attirato la mia attenzione. Cosa sono queste cose?
i miei prozii, il fratello, uno dei fratelli di mia nonna. Chi c'è? Ok. Chi c'è? Sembrava provenire di qua. C'è qualcuno? Il vento? Potrebbe essere stato il vento? Ok, non mi piace la situa. Dell'acqua? Perché c'è dell'acqua? Magari una mansarda? Cade, c'è qualche perdita, ma non mi sembra. Poi non sta piovendo fuori, credo. Ok. Ok. Giuro che non c'era dell'acqua prima. L'avrei sentita. Che cavolo sta succedendo qui? Cioè, allora, devo essere sincera, non è che ho proprio paura, ma mi sembra che ci sia qualcosa di strano. Cioè, l'acqua, non lo so, cioè adesso addirittura sembra graffiato. Però perdite non ce n'è. Non capisco. Non capisco se sto impazzendo io, se è la suggestione o cosa caspita sia. Proprio non capisco. Non si vede niente, niente fuori. Però non sta piovendo. Certo che di roba da togliere ce n'è. Io ok, hanno bussato. Ok, hanno bussato. Ok, ho sentito bussare ma non c'è assolutamente nessuno. Ok. Ok, sto impazzendo. Ok, sto impazzendo. Oh. 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 Oh.
dove? Devo chiamare Paolo. Fidati, vieni, corri, corri.